Un caro saluto talassico e atarassico da Diego Fusaro, un caro saluto talassico e atarassico agli amici e alle amiche, ai nemici e alle nemiche che si collegano con noi per la nostra usuale diretta quotidiana, una diretta talassica come potete ben vedere dal Pelago Piceno. Grazie a tutti coloro i quali ci seguono nella nostra diretta, il parresiasta nella Grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere ed è quello che proviamo a fare anche noi quotidianamente su tutti i nostri canali. Per sapere su quali canali trovarci andate su filosofico.net e cliccate sulla voce social e trovate tutti i social su cui siamo e su cui potete seguire la diretta del parresiasta. Il parresiasta è colui il quale dice la verità, sbotta la verità in faccia al potere ed è quanto proviamo a fare anche noi nel nostro piccolo con la nostra diretta quotidiana, muovendoci controvento nel pelago procelloso e turbolento della globalizzazione turbocapitalistica. Vi segnalo che parte da metà settembre il mio nuovo corso online in 4 lezioni, La finanza e le sue truffe, 4 lezioni online per ragionare insieme sul sistema finanziario e su come con il debito tiene sotto scacco i popoli, le nazioni e gli individui. Le lezioni saranno da me tenute online su piattaforma digitale. Per saperne di più e per iscriversi basta andare su www.filosofico.net, in basso trovate la locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione. Il corso costa appena 50 euro, quindi è come se regalato. Andate su filosofico.net. Grazie anche a chi sta leggendo i miei libri, tra cui l'ultimo, Sinistrash contro il neoliberismo progressista, un libro di critica delle sinistre fucsia neoliberali, lo trovate in tutte le librerie. Bene, possiamo entrare in medias res, possiamo immergerci nel pelago della globalizzazione turbocapitalistica commentando come prima notizia quella che trovate discussa su più quotidiani a proposito del fatto che forse il guitto Zelensky un poco alla volta sta giungendo a più miti consigli, sta comprendendo che è inutile continuare con questa oscena guerra che è davvero devastante per il popolo ucraino, che è quello che più sta patendo le conseguenze di questa orrenda guerra. Ebbene Zelensky, leggiamo, sta meditando di negoziare per la pace, sta meditando di risolversi a fare trattative di pace con la Russia di Putin. Insomma, sta accogliendo forse il suggerimento che gli aveva dato Bergoglio, ossia di alzare bandiera bianca. Non so se Zelensky, il guitto Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, non so se isserà bandiera bianca. Comunque forse comincia a capire che questa guerra non la vincerà mai e anzi continuerà con un bagno di sangue per i civili e forse sta capendo che conviene trattare, così leggo sui principali e più venduti quotidiani nazionali. Del resto, come non mi stanco di dire, fin dal febbraio 2022 questa non è la guerra della Russia contro l'Ucraina, è la guerra della civiltà dell'hamburger contro la Russia, usando l'Ucraina del guitto Zelensky, attore nato. L'aveva già previsto anche il compianto Giulietto Chiesa, che parlava della Ucraina come bastone contro la Russia di Putin. Tra l'altro è partito proprio in questi giorni un bel canale social dedicato al compianto Giulietto Chiesa su Telegram, su Instagram, su YouTube, seguitelo, ne vale la pena. Giulietto Chiesa è stata una persona lucidissima, ne ho un ricordo bellissimo e voglio ricordarlo amabilmente con grande rispetto e amicizia. Bene, quindi questa è una prima notizia da non trascurare, vedremo se il guitto Zelensky isserà bandiera bianca, speriamo davvero che ponga fine alle sofferenze del popolo ucraino. Un'altra notizia riguarda l'ultima uscita di Biden, si sta molto scherzando su Biden dicendo che ha rassegnato le dimissioni, ha detto che si ritira dalla corsa per la Casa Bianca e molti ironicamente dicono sì, ma chissà se domani se ne ricorderà ancora. Ecco, dato che purtroppo non è apparso sempre molto lucido negli ultimi interventi pubblici. In ogni caso, vedremo quello che sarà. Ma l'ultima uscita di Joe Biden riguarda il fatto che egli ha asserito che si ritira per salvare la democrazia. Ecco, una frase senza senso a nostro giudizio, come molte delle altre che ha detto Biden in questi ultimi
mesi, come quando disse di essere la prima vicepresidente donna nera degli Stati Uniti d'America, o come quando farfugliò frasi senza senso nel dibattito con Trump. Adesso dice di ritirarsi per salvare la democrazia, ma allora vuol dire che quando c'era lui la democrazia non c'era. Cosa sta dicendo Biden? Sta dicendo che lui e la democrazia fanno a pugni, sono incompatibili? Sta dicendo questo Joe Biden? Chi lo sa? Chi lo sa cosa intendeva dire? Non è facile da comprendere. In ogni caso è sempre più palesemente confuso l'arcobalenico e vegliardo presidente della civiltà del dollaro. Poi c'è un'altra notizia che riguarda Putin. Putin si è detto molto preoccupato per la situazione in Medio Oriente, dice che la vede peggiorare di giorno in giorno e in effetti Putin ha in questo caso perfettamente ragione. La situazione in Medio Oriente peggiora anche perché a Gaza sta avvenendo un vero e proprio massacro di civili. Con il consenso, o comunque con il silenzio della comunità internazionale, perché appunto, come più volte abbiamo detto, a Israele è consentito di tutto sul popolo di Gaza e viene chiamato diritto di Israele di difendersi o alternativamente diritto di Israele di lottare contro il terrorismo, come se i civili fossero tutti terroristi e quindi fosse lecito massacrarli come sta avvenendo. Noi l'abbiamo detto più volte, siamo assolutamente contro l'imperialismo di Netanyahu e sosteniamo pienamente la causa del popolo palestinese. Anche la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping sono dalla parte del popolo palestinese e una volta di più possiamo dire che ex Oriente lux, come usava dire un tempo, dall'Oriente arriva la luce. Cina e Russia continuano a segnalarci un'altra possibilità di abitare il mondo, un altro modo di vivere rispetto a quello del monopolarismo imperialistico statunitense. Quindi la Russia e la Cina sono più che mai una speranza di opposizione al nuovo ordine mondiale liberal atlantista. Vedremo quello che sarà. Intanto Putin si è detto preoccupato per la situazione. Poi c'è un'altra notizia che leggo su ansa.it. I dati sono sempre più preoccupanti. Gli ultimi dati Oxfam parlano di miliardari che diventano sempre più ricchi. Si parla di 40 e più mila miliardi che sono finiti in più nelle tasche dei super ricchi. Quindi globalizzazione non fa rima con diritti, democrazia e uguaglianza, ma viceversa fa rima con povertà, miseria per i ceti medi, asimmetrie, disuguaglianza, fine di ogni residuo di democrazia. Ce ne eravamo occupati anche nel nostro libro Globalizzazione, edito da Rizzoli, che era un tentativo di mostrare come la globalizzazione debba meglio essere intesa come una globalizzazione, cioè come una riduzione di moltissimi individui alla condizione di servi della gleba, anzi della globalizzazione. Questi dati sono davvero scoraggianti, consentitemi di dire. Lo dico giusto per ricordare che molti non hanno ancora capito cosa realmente sia la globalizzazione, magari pensano che sia il migliore dei mondi possibili. Per questo, come dicevo anche nei giorni scorsi, avevano perfettamente ragione i No Global a protestare a Genova al G8 contro la globalizzazione, anche se non proponevano ricette credibili, perché criticavano giustamente la globalizzazione e poi criticavano anche lo Stato sovrano nazionale, che è la base per resistere alla globalizzazione e per far valere un internazionalismo degli stati sovrani nazionali fratelli, democratici e socialisti. Questo sfuggiva ai No Global, ma il problema non si pone neanche più perché i No Global sono diventati tutti New Global, modalità Ilaria Salis, che contesta la von der Leyen perché è ancora troppo poco, perché ci vorrebbe più svolta green, più globalizzazione. Ecco, questa è la sinistra, come l'ho chiamata nel mio libro, la sinistra neoliberale e ultra globalista che fa concorrenza alla destra ormai nel difendere la classe capitalistica transnazionale. Poi c'è un'altra notizia che ha attirato la mia attenzione e che ha per protagonista ancora lui, il bardo cosmopolita Roberto Saviano. Come sapete, Roberto Saviano dal sontuoso attico di Nuova York, con la sua noia patrizia, con la sua guardia, con la sua scorta di nerboruti che lo tengono sotto controllo, tra tartufi inebrianti bianchi e titillevoli aragoste rosse, ogni tanto scende dall'attico per rieducare le masse alla postura liberal atlantista. Ebbene, cosa è successo? È successo che il bardo cosmopolita Roberto Saviano doveva andare a fare una relazione a Varese ed è stato pesantemente contestato. Proprio così, contestato il bardo cosmopolita Roberto Saviano a Varese. C'era uno striscione molto duro contro di lui, devo dire uno striscione non particolarmente carino, perché era uno striscione
dai toni razzisti, che se la prendeva contro i napoletani. Ora io dico, non c'entrano nulla i napoletani con Saviano, voglio dire, anzi, mi pare che molti napoletani siano molto critici verso Saviano, quindi non facciamo, come dire, generalizzazioni assurde. Ecco, io sto dalla parte del popolo di Napoli, grande città piena di storia, di cultura e di identità, la culla della nostra civiltà. E poi, tra l'altro, anziché fare striscioni contro Saviano, bisogna criticarlo puntualmente per le sue tesi assurde. Quindi non mi piace l'idea dello striscione contro Saviano, anche se capisco bene che ci sia molta insofferenza verso le sue tesi e verso il modo non particolarmente pluralistico in cui vengono proposte. Anzi, siamo abituati ai sermoni senza contraddittorio di Saviano, che è particolarmente fastidioso quando fa questi sermoni senza contraddittorio. Mai uno che possa interloquire con lui e muovergli delle pacate critiche o delle sensate obiezioni, non sia mai. Lui è come un vate, scende dall'attico come Apollo scende dall'Olimpo e deve monologare rigorosamente. Ecco, questo è un po' quello che mi permetto di dire criticamente. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti in presenza. Ci vediamo il 7 di agosto a Jesi nelle Marche, poi ci vediamo il 17 agosto a Termoli in Molise, poi ci vediamo il 28 agosto in provincia di Rimini e poi ci vediamo il 31 agosto all'Aquila. Se volete saperne di più o se voi stessi volete organizzare un evento invitandomi, ne sono ben lieto, basta andare su www.filosofico.net e cliccare sulla sezione contatti. Potete invitarmi via email a una conferenza pubblica o privata, a un dibattito tra pochi o tra molti, a una cena filosofica tra amici, alla presentazione di un mio libro, tutto quello che volete. Io sono ben lieto di rispondere ai vostri inviti. Basta andare su www.filosofico.net e cliccare su contatti. Grazie anche a coloro i quali ci supportano. Se ritenete utile ciò che facciamo con il nostro pugnace e parresiastico gruppo di lavoro, il cui motto è liberi di sapere e di far sapere, potete supportarci con PayPal, con PostePay o con bonifico andando su filosofico.net e cliccando su sosteneteci, oppure potete abbonarvi anche ora alla nostra pagina Instagram, al nostro canale YouTube, alla nostra pagina Facebook o alla nostra pagina X o Twitter. Al costo di un caffè al mese ci supportate e in più avete dei contenuti riservati agli abbonati. Grazie di cuore a tutti, il nostro gruppo di lavoro ha bisogno del vostro supporto e ve ne siamo davvero molto molto grati. Vi ricordo ancora che parte a metà settembre il mio nuovo corso online in 4 lezioni, La finanza e le sue truffe. Per saperne di più e per iscriversi andate su www.filosofico.net, in basso c'è la locandina con tutti i suoi dettagli per iscriversi e per sapere come funziona. Grazie anche a chi legge i miei libri, tra cui l'ultimo Sinis Trash, edito da PM, o il penultimo Demofobia sulla finta alternanza di destra e sinistra, e grazie anche a chi visita il mio sito www.filosofico.net. Un caro saluto parresiastico, talassico e atarassico da Diego Fusaro.